Buongiorno, buongiorno anche questa mattina, 7 settembre 2016, mercoledì, sempre in rigorosa diretta su Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Sono Andrea Pontecorvo da Roma, un carissimo saluto anche dai colleghi in conduzione esterna e come sempre iniziamo da Vicenza con Angelo Marzo. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti e buongiorno anche a Pino che adesso penso che lo chiamerai. È già il nostro Pino Gallo sempre da Lecce, buongiorno anche a te Pino. Buongiorno ragazzi, sotto la pioggia oggi Lecce si risveglia, però va bene così, dai, buona trasmissione a tutti e buon ascolto, forza. Ci sta anche quella se ci dispiace ovviamente che rechi non pochi disturbi alle popolazioni colpite dal sisma, ma di questo parleremo tra pochissimo. Giornata molto importante, 7 settembre, dicevamo mercoledì, si terrà, e ci teniamo a dirlo in apertura, una riunione dell'Agorà presso la sede amministrativa del CNF. Avevamo chiesto di poterla trasmettere anche in diretta, ma Pino, la risposta non è stata positiva. Al momento non abbiamo, come dire, ricevuto l'autorizzazione a informare i nostri amici e colleghi di quello che sta accadendo, soprattutto queste riunioni di avvicinamento, tra l'altro, al prossimo congresso. Qualcosa lo abbiamo appreso dalle parole di Vinicio Nardo, che abbiamo ascoltato in una recente intervista, però non disperiamo per il futuro di poter darvi qualche informazione di più, è vero Andrea? Esattamente, infatti torneremo certamente con gli esiti di questa riunione e verificheremo, però ci tenevamo a dirvi che nonostante i nostri tentativi, per il momento hanno ritenuto al CNF di non trasmettere questi lavori, ma ripeto, gli esiti saranno qui su Use Law Web Radio quanto prima. Possiamo iniziare quindi la puntata con la prima telefonata in diretta, giusto il tempo di un brevissimo jingle. Use Law Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Use Law Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Sì, perché ci tenevamo tantissimo a questa telefonata con una carissima collega, la collega Nicoletta De Cesare. Nicoletta, buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno. Scusaci se ti raggiungiamo alle 7.18, di solito questa è una telefonata scanzonata fra colleghi per darci il buongiorno e la buona settimana, e invece Nicoletta, con te vorremmo mantenere accesissimi i riflettori su quello che è avvenuto ad Amatrice e in tutti i territori circostanti proprio per il sisma, perché Nicoletta, raccontaci te, tu di dove sei? Io sono di Amatrice, vivo ad Amatrice, la notte del terremoto era ad Amatrice e fortunatamente abito a 500 metri dal centro storico, quindi come la mia abitazione, ecco, ho subito danni, sono riuscita a mettermi in sacco con tutta la famiglia, 2 bambini. Oh, grazie a Dio, però, grazie a Dio. Sì. Senti, la tua professione ovviamente in questo periodo ne ha ampiamente risentito? In questo periodo è ferma, adesso sto ancora valutando i clienti se sono vivi, se sono morti, perché mamma mia, è tutto da stabilire, però studio è lesionato, non è agibile, non posso utilizzarlo. Certo, senti, in quale foro sei iscritta, Nicoletta? Io sono iscritta al foro di Rieti. Al foro di Rieti,
Ok, abbiamo sentito il tuo presidente, abbiamo diffuso da subito il conto corrente del COA di Rieti, che sarà gestito proprio dal Consiglio e volto in primis alle esigenze dei colleghi. Per quanto invece riguarda quello che possiamo fare noi, Nicoletta, come radio, come mezzo di diffusione, cosa possiamo ancora di più fare? Ma in questo momento la situazione è difficile, cioè adesso c'è una fase di organizzazione che è anche difficile perché comunque non si sa ancora come andare avanti. Certo, certo. Perché ecco, gli sfollati sono tanti, esigenze ce ne sono tante, quindi per il momento è ancora tutto da valutare. Certo. Senti, tu sai di decreti, di provvedimenti con sospensione dei termini processuali nei tribunali che ricadono sulla zona del sisma? Sinceramente no, non ho ricevuto nessuna comunicazione al riguardo. Quindi teoricamente i termini pure continuano a decorrere? Sì, da quello che sappiamo noi sì, non c'è arrivata nessuna comunicazione in tal senso, insomma. Ho capito. Senti, Nicoletta, allora noi ci stringiamo intorno a te, ti salutiamo, torneremo se tu ce lo consenti con te, perché vogliamo, ripeto, mantenere sempre accesa l'attenzione su questa vicenda, perché conosciamo i media nazionali che, presi dall'onda emotiva, percorrono e ripercorrono le strade del dolore, salvo poi scordarsi quelle della ricostruzione. Quindi noi torneremo con te se ti servisse qualsiasi cosa, anche a livello tecnologico, depositi telematici, insomma, fai pure affidamento su tutto il nostro comitato di redazione, ma su tutti i colleghi che ci stanno ascoltando, Nicoletta. Sì, grazie, infatti tramite voi vorrei ringraziare tutti i colleghi che da tutta Italia mi hanno mostrato una solidarietà. Davvero. Davvero, davvero. Comunque siamo contenti di sentirti. Un abbraccio forte, Nicoletta, una buonissima giornata e grazie ancora per la tua testimonianza. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Ciao Nicoletta, ciao. Arrivederci. È un documento importante. Oggi sì, siamo un po' meno con il sorriso sulle labbra, siamo felici per sentire di aver sentito Nicoletta, un po' meno per tutti i danni che ha avuto e anche ovviamente negli affetti delle persone che sono vicine, ma dobbiamo continuare, continueremo sempre tenendo l'attenzione alta, e a questo punto il breve spazio di un jingle e possiamo ritornare anche con le notizie in diretta in forma professionale con la dottoressa Valentina Marzella, notizie dall'Italia, dal mondo e dal mondo soprattutto della giustizia. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Eccoci nuovamente in diretta. Allora, dicevamo, il collegamento con l'informazione professionale quest'oggi grazie alla dottoressa Valentina Marzella. Valentina, grazie. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Hai sentito, abbiamo iniziato questa puntata con le notizie sul terremoto, e ovviamente in presa diretta e da una collega del foro di Rieti, la collega Nicoletta De Cesare, e adesso a te invece chiediamo le notizie che su base mondiale e nazionale hanno caratterizzato queste ultime ore. Sì Andrea, dopo la drammatica testimonianza della collega De Cesare, non è diciamo semplice, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro, e sempre sul terremoto questa mattina c'è un'inchiesta che hanno condotto due giornalisti del Corriere della Sera, Giuseppe Guastella e Andrea Pasqualetto. I terremoti, l'Italia e i processi, hanno realizzato un focus sui terremoti e l'Italia dal Friuli all'Emilia, dicendo che sono state 14 le condanne in questi anni
a fronte di 4.091 vittime. Danno dei numeri veri e propri, dei processi che si sono svolti, delle condanne che ci sono state, ma quello che si mette in luce è che non sempre è facile arrivare a un colpevole quando si conducono tali inchieste, perché la storia degli ultimi 40 anni insegna che non è facile arrivare a un risultato tangibile. E raccontano l'esempio di Ernesto Aghina, che all'epoca era un giovanissimo magistrato ad Avellino, a Sant'Angelo dei Lombardi, che lavorò a lungo sul sisma dell'Irpinia, e che ha ricordato che i periti accertarono che gli edifici erano stati costruiti male, ma secondo i giudici la forza del sisma fu tale che anche se fossero stati edificati bene sarebbero comunque crollati. Cioè non sempre è facile per gli inquirenti, gli investigatori arrivare a dei colpevoli, perché poi sappiamo che il terremoto purtroppo è qualcosa di improvviso, di ingestibile. Ma e quindi c'è questa inchiesta. Ma sai, Valentina, le inchieste attirano molto l'attenzione mediatica, come sappiamo, come abbiamo più volte analizzato. Qui in realtà è tutto un sistema da rivedere, un sistema anche che riguarda l'attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella prevenzione, nella ricostruzione. Insomma, veramente parliamo dei massimi sistemi, mentre tutto ciò che è sensazionalismo lo lasciamo ad altri. Purtroppo sappiamo che non è quello il problema. Certamente. E questo è. Per dovere di cronaca c'è appunto la notizia dalla Macedonia di un aereo, di un Piper che è precipitato, dove sono morti sei, diciamo, nostri connazionali, sei italiani. Erano tutte italiane le vittime che erano a bordo, e anche il pilota, che era presidente dell'associazione dilettantistica sportiva Aeroclub Treviso, e tutti provenivano, diciamo, da Treviso, Padova e Udine. Questo per dovere di cronaca, un incidente che ha coinvolto i nostri connazionali. Tornando invece sulla giustizia, si è tornato a parlare su Sole 24 Ore di oggi dell'ANM sul DL pensioni, tanto dibattuto, che sta avendo una scia mediatica ancora abbastanza forte. Ieri il segretario dell'ANM, Francesco Minisci, è stato ascoltato in maniera informale davanti al CSM, che sta lavorando ad un parere su questo decreto legge, parere che è stato chiesto ufficialmente dal Ministro della Giustizia ieri. L'ANM chiede che si torni a tutti ai 72 anni, al ripristino dell'età pensionabile a 72 anni. Indiscrezioni del Sole 24 Ore dicono che il parere del CSM sicuramente non tende a questo ripristino, a riportare a 72 anni l'età pensionabile. Piuttosto si sta facendo strada un'estensione della proroga ai consiglieri della Cassazione. Comunque vedremo poi come evolverà diciamo questa, con tutte le critiche naturalmente che ci saranno come sempre sui pareri del CSM. L'ANM è come sempre attivissima nella sua funzione, quindi anche qui seguiremo attentamente. Volevo chiederti una cosa, Valentina, se me lo consenti, perché in realtà i commenti anche sull'intervento del ministro Orlando alla festa dell'Unità lì a Genova, non ne ho letto poi di così approfonditi, mentre ci sono delle prese di posizione, comunque delle risposte anche da parte dell'Unione delle Camere Civili. Sì, ci sono sicuramente delle prese di posizione. Il presidente delle Camere Civili, Laura Iannotta, ha sicuramente riconosciuto al ministro Orlando una nuova apertura al dialogo, poiché negli ultimi mesi la Presidente aveva lamentato
una scarsa attenzione da parte del guardasigilli sui problemi della giustizia civile. Poi c'è stato proprio a Genova un chiarimento, il ministro Orlando ha mostrato nuovamente un'apertura, ha detto ci sarà un dialogo che ascolterà i civilisti diciamo sui temi naturalmente di loro competenza. E questo è quanto, quindi una riapertura del dialogo. E, sì, abbiamo anche, lo preannunziamo, svolto una ricerca sulle parole, ovviamente in audio, del ministro, e la trasmetteremo in uno speciale qui in radio. Bene, Valentina, sì, allora sì, se non c'è altro noi proseguiamo, e ovviamente ti ringraziamo sempre per il tuo puntuale e prezioso intervento su Io Slow Web Radio. Sono io che ringrazio voi, Andrea, e buon lavoro a tutti quanti. E ci risentiamo in settimana. Grazie, grazie infinite, Valentina. A prestissimo. Buona giornata. A prestissimo. E quindi, carissimi colleghi Pino Gallo e Angelo Marzo in conduzione esterna, possiamo dare chiusa questa prima parte delle notizie e anticipare che cosa ci attende nel prossimo collegamento in diretta. O sbaglio? Sì, sì, Andrea, è proprio giusto così. Possiamo dichiarare chiusa questa prima parte e aprire la seconda. Ma lasciami dire una cosa, perché mi hanno particolarmente toccato le parole della collega De Cesare che abbiamo ascoltato da Amatrice. Oggi viene un dovere, un obbligo particolare per noi come cittadini, ma anche come colleghi, non dimenticare dopo i primi giorni di orrore. Oggi viene la parte più difficile, continuare a stare vicino a questi amici, a queste persone nel corso dei mesi e anche degli anni, perché non dobbiamo dopo il primo momento di testimonianza, di vicinanza, dimenticare. Ma lo faremo, di quello che hanno e stanno passando questi amici, insomma. Certo. Allora, il breve tempo di un jingle e andiamo con il nostro illustre ospite, l'avvocato Pietro Elia. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E adesso siamo in diretta con l'avvocato Pietro Elia di Lecce, mediatore e responsabile scientifico di molti enti. Lui si definisce avvocato multidimensionale. A te, Andrea, per la sua chiacchierata. Grazie, grazie infinite, Angelo. Sì, effettivamente abbiamo l'onore e il piacere di avere in linea Pietro Elia. Pietro, buongiorno. Buongiorno, l'onore e il piacere è tutto mio. No, buongiorno, grazie a voi e a tutti i colleghi che ci ascoltano. Grazie infinite, perché alle 7.32, vabbè, tu sei sempre iperattivo, quindi non avrai avuto mattinieri come sempre. Mattinieri come sempre. Come si diceva, uomo sollecito non fu mai povero, si diceva una volta. Sì. Senti Pietro, allora, la presentazione che ti ha fatto Angelo è omnicomprensiva e a questo punto io ti chiederei di commentare anche un post di qualche giorno fa, proprio dell'inizio di settembre, su un articolo in arrivo, la degiurisdizionalizzazione, mediazione, arbitrato e negoziazione verso l'ampliamento. Era il punto, sostanzialmente, la Commissione Alpa ha già consegnato un lavoro, un documento per una disciplina organica degli strumenti di ADR. Ecco, con te vorremmo un attimino approfondire questo argomento. Dunque, intanto il termine degiurisdizionalizzazione non mi piace. Ecco, intanto mi piace più parlare di più tipi di giustizia. Ecco, noi dobbiamo prendere atto che il concetto di giustizia è cambiato e abbiamo più tipi di giustizia perché ci sono più domande di giustizia. Quindi noi avvocati abbiamo il dovere di adeguarci a questo contesto ed essere pronti a questa domanda. Quindi un ruolo sociale dell'avvocato, così come è stato anche ricordato dal ministro proprio il 3 settembre. Questo comporta ovviamente
cambiamento, specie il rapporto tra avvocato e cliente, perché certo. Il cliente ormai per luogo comune, per tradizione, è convinto che andare dall'avvocato vuol dire necessariamente adire il tribunale, il giudice togato. Così a mio modo di vedere non deve essere, o non necessariamente deve essere. Bisogna valutare la controversia in oggetto e decidere insieme, assumersi quindi la responsabilità insieme di quale sia la strategia difensiva più giusta e più idonea. E quindi questo porta a una diversa impostazione del rapporto col cliente, e quindi non bisogna, tra virgolette, subire il cliente che molte volte arriva in studio bello carico a pallettoni, come si suol dire, avvocato così, avvocato colà. No, questo tipo di atteggiamento non va bene, e quindi bisognerà spiegare al cliente, insieme al cliente, condividere la responsabilità di una scelta. Detto questo, vabbè, che potrebbe essere anche una questione di lana caprina, andiamo al concreto. Beh, insomma, mica tanto, Pietro. Qui è proprio un cambiamento culturale di approccio. Sicuramente, esattamente. Al pari, tu sai che io provengo da un mondo digitale, diciamo così, da studi più telematici, al pari di proprio di quello che è stato il processo telematico, una totale rivoluzione. Certamente, quindi, che è un'altra innovazione, un'altra rivoluzione, no? Dal cartaceo al digitale. Certo. Dall'avvocato certo. Che andava con la carta carbone in udienza certo. Al digitale, no? Perché una volta era un attrezzo. Certo, quindi una rivoluzione totale nella nostra professione, che deve sì. Vederci assolutamente pronti. Assolutamente pronti, e noi abbiamo il dovere di stare al passo con i tempi. Certo. Sono cambiati i tempi e quindi bisogna adeguarsi. E in questo senso... Ecco. No, scusa, ti dicevo, però sì, in tutto questo bisogna trovare una organicità di questa materia. Esattamente, io ho apprezzato l'iniziativa del Ministro, sono stato sempre abbastanza critico quando ce n'era bisogno, ho apprezzato questa iniziativa, la nomina di questa commissione, insomma, la competenza del professor Alpa non la posso certo mettere in discussione, io sono l'ultimo degli operatori del diritto. Ho apprezzato personalmente molto questa iniziativa, si parla di organicità e mi sta bene, però poi bisogna fare un'altra considerazione, che è quella che probabilmente venendo tutti noi, me compreso, da una cultura cosiddetta legale, noi dobbiamo però avere l'umiltà di approfondire questi sistemi DR e conoscerli meglio, certo. Perché altrimenti noi... come dire, riteniamo sufficiente la nostra preparazione giuridica per affrontare questi sistemi, e così non è. E in questo come possiamo approcciare al problema anche quindi della formazione? Sì, quindi della conoscenza di questi istituti, come ad esempio si parla di negoziazione assistita, ma in realtà noi la confondiamo con un semplice strumento, o la confondiamo con lo strumento transattivo, ma così non è. Perché la negoziazione ha delle tecniche, addirittura delle tecniche specifiche per gli avvocati, che servono a dare quel cosiddetto valore aggiunto certo. In quella determinata controversia. Quindi dobbiamo avere l'umiltà di approfondire. Vi dirò di più, e quindi questo porterà anche ad apprezzare di più, dove questo è possibile, le potenzialità dei sistemi ADR. Si tratta in realtà, poi, questi sono altro che dei tramiti per esaltare un istituto giuridico, che è l'autonomia negoziale, quindi il negozio giuridico. Si tratta di fare giustizia attraverso il negozio giuridico. Quindi non è una cosa lontana da noi e dalla nostra cultura. Certo. Si tratta di prenderne atto. Tutto lì. Pietro, tu sei sempre acuto nei tuoi commenti, molte volte critico e quant'altro, ma ti chiedo, a livello di istituzioni proliferano i convegni, i seminari, le tavole rotonde sulle ADR, negoziazione assistita, insomma tutto quello di cui abbiamo adesso parlato, ma è sufficiente per i colleghi questo tipo di formazione proveniente anche dalle istituzioni e dalle associazioni? Oppure è un qualche cosa di caotico, così come molte volte, l'abbiamo già ripetuto, non è proprio da definirsi organica tutta la norma? Anche qui dobbiamo
cercare di fare informazione, ma anche formazione, e nella maniera corretta. Diciamo che comunque degli approfondimenti sono necessari. Io per esempio vi dico che nel mio piccolo, da settembre inizierò un'avventura presso l'Università del Salento in un corso di diritto processuale civile tenuto dalla professoressa Perago, dove prepareremo i giovani studenti del quinto anno alla competizione italiana sulla mediazione, dove i ragazzi apprenderanno sia le tecniche dell'avvocato in mediazione sia le tecniche di negoziazione. Quindi è rivolta agli studenti? Per la prima volta, sì, ovviamente tutto questo è ben volentieri, potrebbe essere assolutamente rivolto anche ai colleghi. Ok. Perfetto, e deve passare un messaggio: noi dobbiamo implementare la nostra professionalità e quindi approfondire determinati punti. E ti dirò di più, caro Andrea, molti di noi non hanno una cognizione, una percezione ben precisa neanche dell'arbitrato. Perché certo. La butto lì, è una provocazione, ma neanche tanto, perché in realtà noi crediamo che l'arbitrato sia una mera clonazione del processo civile, ma non è così, perché anche tramite l'arbitrato noi abbiamo la possibilità di esaltare l'autonomia negoziale, ogni tanto la volontà delle parti, no? Certo. Decide di dare il potere a quella determinata persona, ma anche la procedura arbitrale è connotata da un'elasticità, fatti salvi ovviamente i principi comunque previsti dal nostro codice di diritto, che il processo civile non ha. Certo. Non a caso lo stesso Carnelutti definiva l'arbitro un giudice su misura. Certo. Allora Pietro, sei passato ad una provocazione assolutamente corretta e io ti lancio invece un guanto di sfida. Sarai qui su YouSlow Web Radio a fare parte di quella formazione e informazione cui ti sei appena riferito? Guarda che cattivo che sono, le 7:41 di mattina, eh? Ma tu, la persona arguta, hai capito che io, in quanto adoro le provocazioni, quindi adoro le sfide. Sei un grande, allora la prendo come un'accettazione della proposta, è stata accettata. Pubblicamente non ti vuoi andare indietro su questa tua risposta. Bene Pietro, allora noi davvero ti ringraziamo per questo tuo intervento, giusta la tua autorizzazione, torneremo a tediarti. Scusami Andrea, giusto una piccola precisazione. Devi. A proposito di approfondimenti, mi sento in dovere di fare una piccola pubblicità su un evento che è pubblico, tra l'altro del 14 ottobre a Napoli si terrà la prima giornata nazionale della mediazione civile e commerciale, dove sarà possibile confrontarsi con magistratura, sarà presente addirittura il dottor Piercamillo Davigo, sarà presente l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, la professoressa Paola Lucarelli dell'Università di Firenze, sarà la possibilità di un confronto per approfondire questi temi e forse dare nel nostro piccolo un contributo anche alla non come la commissione ADR ovviamente, che ha un'autorevolezza indiscussa, ma al Ministero dare voce a un'idea, sempre in un'ottica ovviamente critica ma costruttiva. E scusami, specifica ancora chi è che organizza questo incontro? Dunque, questo incontro è organizzato da Conciliarex S.P.A. Okay. E si terrà il 14 ottobre presso la mostra d'Oltremare a Napoli. Allora, tenteremo anche di contattarti in privato per cercare di avere in te un gancio per poter trasmettere eventualmente in differita l'intero evento che possa essere quindi fruito così da tutti i colleghi. O comunque dare delle notizie sull'esito, insomma, dell'incontro. Assolutamente. Assolutamente. Pietro Elia, grazie infinite per la tua presenza qui. Devo preziosa. Dire che hai una voce molto radiofonica. Alle 7:43, alle 7:43. Senti, un abbraccio e a prestissimo, un caro saluto. Grazie Andrea. Ciao. E quindi possiamo terminare così anche questa parte dell'approfondimento. Abbiamo sentito di qualche cosa di estremamente interessante che ci vedrà partecipi già dal 14 ottobre sulle ADR. Chiederei alla conduzione, ad Angelo Marzo, a questo punto di darci indicazioni un po' sui contatti della radio e anche sull'orario, in modo che così noi si possa disporre la prossima telefonata sempre in diretta.
Sì, Andrea, ringrazio l'amico Pietro Elia. Sono le ore 7:44 e continuiamo ancora le nostre trasmissioni con un'altra collega e amica, presidente della Camera per Minorile in Cammino. Andrea, tu forse ce l'hai Sì, dal telefono, vero? assolutamente. Assolutamente, grazie, grazie Angelo. Il tempo di un brevissimo jingle per contattare la collega Maria Giovanna Ruo. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Ed eccoci nuovamente collegati. L'avevamo preannunziato, una puntata del 7 settembre ricchissima di live e attualità, e siamo in questo momento con la collega Maria Giovanna Ruo, che vado subito a presentare non prima di avervi fatto sentire il suo saluto. Ciao Maria Giovanna. Buongiorno e grazie. No, grazie a te, 7:45, quindi ti abbiamo pescato prima delle tue attività. Allora, consentimi di dare indicazione su ciò che rappresenti. Allora, innanzitutto sei, come ci ricordava Angelo Marzo, la presidente di Cammino, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni. Tu insegni diritto di famiglia e minorile, sei stata consulente garante infanzia e sei stata consultata anche in sede istituzionale, parlamentare e governativa per tutte le vicende che riguardano per l'appunto l'oggetto dello studio della tua associazione. E, tra l'altro, sei studiosa della giurisprudenza della Corte Edu, hai pubblicato circa 80, dico sì 80 saggi e curato varie pubblicazioni. Ovviamente sei formatrice per vari enti pubblici e privati. Ecco, questo era doveroso perché a questo punto inizia una collaborazione stretta con te e la tua associazione. Sì, molto volentieri, perché siamo in una fase bollente, direi, per l'area persone, famiglia, minorenni. Già, ne parliamo da tanti mesi, anche se abbiamo visto, per esempio, con le unioni civili, con varie vicende che sono norme che non hanno trovato ancora una pratica applicazione. Perché da una parte sono norme recenti, dall'altra si vanno a inserire su un tessuto normativo non del tutto coerente, cioè noi abbiamo una normativa, una disciplina del diritto delle persone e relazioni familiari che è rimasto fermo per molto tempo, sulla base di una società che prevedeva un'unica famiglia per ogni persona, per tutta la vita, salvo eccezioni. L'attuale situazione sociale è profondamente diversa, c'è una pluralità di esperienze familiari per una stessa persona, questo è quello che ci sta indicando la statistica, che piaccia o non piaccia, questo è un altro paio di maniche, che sia auspicabile o meno, ma è tutt'altra visione, e quindi tutto ciò comporta, insieme anche all'evolversi multietnico della società civile, che è sotto vari aspetti, e comporta un mutamento della domanda di giustizia. Quando parlo di mutamento multietnico della società civile, parlo delle grandi migrazioni e parlo anche delle migrazioni all'interno dell'Europa, delle giovani generazioni che girano, trovano lavoro a Parigi, poi trovano lavoro a Berlino, e si incontrano con persone di altri paesi, creano nuclei familiari, hanno figli. È chiaro che a questo punto è necessario un respiro diverso e cogliere quali sono gli aspetti di fragilità che vanno normati, lasciando poi la libertà di autodeterminazione delle persone, invece gli altri aspetti che loro più gradiscono. Ma gli aspetti di tutela
dei soggetti vulnerabili che sono coinvolti in queste in questo mutamento della società va accolto e va normato. Guarda, pensiamo anche all'invecchiamento della società civile. Ma certo, mi piace la tua considerazione, stavo sentendo il rigoroso religioso silenzio praticamente, perché anche con il collega Pietro Elia proprio pochi istanti fa abbiamo fatto questo ragionamento di come sia cambiata la nostra professione in relazione allo studio attento della società, una società tecnologica e quindi un processo civile o tributario o amministrativo telematico, una società che non può e non deve sempre rivolgersi al giudice per risolvere i propri conflitti, e una società che cambia anche dal punto di vista familiare e della tutela delle persone che questa tutela necessitano. Ecco, tutto questo nell'avvocato del 2016, una totale rivoluzione della nostra professione. Sì, una totale rivoluzione della nostra professione, due notazioni, mutamenti tecnologici, pensiamo a inizio vita e fine vita, e tutte le tematiche che ciò comporta. Anche questo. Quindi l'avvocato non è soltanto il difensore avversativo nell'ambito della contrapposizione di due posizioni soggettive, un po', anzi prima di tutto perché nell'ambito del diritto delle persone, delle relazioni familiari, non esistono solo torti e ragioni, ma esiste soprattutto la tutela del soggetto vulnerabile che prevale, l'interesse del minore, l'interesse del disabile, l'interesse dell'anziano, del fine vita, cioè è tutto, la tendenza europea è in questo senso. E in secondo luogo perché l'avvocato ha un compito di accompagnamento, di costruzione di nuove relazioni. Negoziazione assistita è uno splendido strumento, dobbiamo imparare ad utilizzarlo, aiutare le persone a trovare la migliore disciplina per le loro relazioni, avere un compito tra virgolette giurisdizionale, perché questo compito ci è dato da questa normativa, è una bellissima nuova frontiera da percorrere. E opportunità professionale anche. Un'enorme opportunità professionale, cioè noi non dobbiamo dismettere un modello che è ancorato su un modello sociale di anni fa, non più del tutto attuale. Dobbiamo aprirci all'Europa e al mondo sovranazionale, ovviamente, e quindi a quelle grandi rivoluzioni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha comportato anche nell'ordinamento interno, accompagnando le persone nella prevenzione della crisi e quindi nella costruzione della migliore relazione familiare anche nella prospettiva, e poi nella crisi perché la crisi è sempre un momento di maturazione, poi alla fine non deve essere un momento distruttivo, deve essere un momento di costruzione. Allora chi meglio di noi può accompagnare la gente nella costruzione? Mi è piaciuto questo tuo tocco di ottimismo, perché di solito diventano delle cose tragiche nelle quali si tirano fuori le cose, le identi più antipatici, invece hai giustamente detto deve essere pure vista sotto questo profilo. E allora grazie al tuo intervento, preannunziamo ai tanti colleghi che ci ascoltano che ogni mercoledì, compatibilmente ovviamente con le tue attività professionali, tu ci terrai qui compagnia per informazione e formazione proprio in questa materia, unitamente a tutta la tua associazione. Grazie dell'opportunità scusami, non invertiamo i ruoli, siamo noi che ringraziamo te, mitica. Bene, allora a mercoledì prossimo. Grazie infinite Maria Giovanna Ruo, a mercoledì prossimo, buona giornata. E buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao. Benissimo, allora abbiamo terminato tutti gli interventi in diretta, interventi avete sentito di quale spessore. A questo punto chiedo alla conduzione in remoto di prendere in mano il timone della nostre trasmissioni subito dopo questo jingle. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradio.youflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.
E con l'intervista alla collega Ruo siamo entrati nella terza e ultima pagina, parte della nostra trasmissione odierna. Adesso è la volta della pillola di Elia Bugliani, amministrativo in 120 secondi. Elia ci parlerà di una particolare materia, ricorsi in tema di mancata ammissione agli esami di maturità. Vai Andrea. Tra concessione della misura cautelare per la missione. Nella puntata di oggi parliamo di ricorsi in materia di mancata ammissione all'esame di maturità e del rapporto che sussiste tra concessione della misura cautelare per la ammissione all'esame di Stato e superamento dell'esame stesso. Parliamo insomma del principio dell'assorbimento di consolidato indirizzo giurisprudenziale e derogatorio rispetto alla normale efficacia del provvedimento cautelare rispetto alla materia dei pubblici concorsi. Infatti, qualora il candidato venga ammesso a un concorso pubblico grazie alla concessione di un ordinamento del TAR, l'eventuale superamento della prova vale con riserva. Solo una decisione definitiva nel merito è idonea a far conseguire al candidato il titolo e sciogliere la riserva. Al contrario, lo studente che non venga ammesso all'esame di maturità, qualora venga ammesso sulla base di un'ordinanza del TAR e superi l'esame, potrà immediatamente conseguire il bene della vita. In più pronunce, Consiglio di Stato e TAR hanno infatti indicato che le valutazioni della commissione d'esame sulla maturità complessiva del candidato hanno un effetto di complessivo assorbimento rispetto al giudizio negativo del consiglio di classe. Il principio dell'assorbimento, quindi, non si applica in materia di concorsi pubblici o per il conseguimento dei titoli di abilitazione, ma si applica limitatamente all'esame di maturità, sulla base del giudizio complessivo sulla maturità dello studente. Una strategia difensiva largamente diffusa ed efficace, quindi, era quella di ottenere un decreto presidenziale ai sensi dell'articolo 56 del CPA, così che lo studente potesse essere ammesso all'esame in audita altera parte e, superato lo stesso, conseguire il titolo senza necessità di addivenire alla fase giudiziale di merito. Questa tecnica è oggi messa in discussione da una recentissima sentenza del TAR Firenze. Lo studente, ammesso all'esame sulla base di un decreto presidenziale, aveva superato l'esame di maturità. Tuttavia, al termine della successiva Camera di Consiglio, il TAR Firenze ha emanato un'ordinanza cautelare di rigetto, con la quale sostanzialmente riduce l'ambito di applicazione del principio di assorbimento, in quanto il giudizio di non ammissione del Consiglio di classe era fondato sul voto di condotta e non sulle valutazioni degli insegnamenti. Con questa sentenza, quindi, il TAR viene meno al principio della globale valutazione dell'alunno, che comprende sia il profitto che la condotta, e limita l'ambito di applicazione del principio dell'assorbimento. Il superamento dell'esame di Stato, quindi, è come se non fosse mai avvenuto e al candidato non resta che ripetere l'anno o attendere l'udienza di merito. Youthlow Web Radio. Grazie al nostro Elia che ieri ha inondato le nostre pagine con i suoi fumetti per gli auguri del nostro semestre. Ma continuiamo la nostra trasmissione. Nell'ambito tecnologico, sulla quale noi siamo intervenuti più volte, questa volta con Giuseppe Vitrani, ascolteremo sul continuo rinvio delle norme della digitalizzazione in materia di pubblica amministrazione. A te Andrea. Buongiorno a tutti. Nell'ambito della rubrica c'è un giudice a Berlino, segnalo. E purtroppo abbiamo un piccolissimo problema. Fatemi recuperare il file del nostro carissimo amico Giuseppe Vitrani. Ci siete, Pino? Sì, Angelo? Possiamo fare una cosa, possiamo dare la diretta. possiamo dare l'orario in diretta come i Valletti, Angelo? Dai l'orario in diretta, per favore. In inglese o in italiano? Vabbè, lo do in italiano. Nella tua lingua madre. Quella sarebbe un po' difficile da comprendere. Sono le ore 7:58. Andrea, hai novità per tutti quanti? Ho novità per tutti quanti perché abbiamo il file corretto. Scusatemi. Ah, non corrotto. Lo sapevo che non poteva andare tutto a posto in questa puntata. Ma dai, ma succede andiamo a sentire Giuseppe Vitrani.
che ricordo essere componente del gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense e collega del Foro di Torino. Eccolo qua, sempre che il contributo riesca a partire. Cari amiche e cari amici, proseguendo nei nostri discorsi legati all'innovazione tecnologica, mi piace soffermarmi ancora una volta sulle ipotesi di rinvio o sospensione degli obblighi di digitalizzazione per le pubbliche amministrazioni, proprio per sottolineare come simili provvedimenti non colgono in realtà nel segno e rischiano solo di creare confusione. In effetti, quanto abbiamo già detto sul DPCM del 13 novembre 2014 è emblematico. Una volta sospesi gli obblighi di adeguamento a tale testo regolamentare, rimarranno pur sempre in vigore gli altri, per così dire, obblighi di digitalizzazione già operativi da tempo, vale a dire il protocollo informatico, la fatturazione elettronica, la conservazione dei documenti informatici e da ultimo, e di là da venire a breve, l'adesione al servizio dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, che dovrà essere completata entro il 31 dicembre dell'anno corrente. In questo quadro, in effetti, le regole tecniche sulla formazione del documento informatico appaiono fondamentali e perciò la sospensione della loro efficacia pare in realtà un errore e non un vantaggio. Valga a tal fine un esempio. Queste regole spiegano in maniera minuziosa come dar vita ad un documento informatico immodificabile. In assenza o con la sospensione di queste norme, in effetti, l'unica possibilità di staticizzare un documento sarà quella di portarlo in conservazione. È indubbio però che il disegno strategico del sistema delle regole tecniche mirava a evitare una conservazione generalizzata dei documenti informatici e ciò per tanti motivi, perché il documento conservato è di meno agevole consultazione, perché le procedure di eliminazione e scarto degli archivi sono complesse, perché in definitiva non tutti i documenti richiedono un'archiviazione perenne. Spero che questo piccolo esempio faccia capire come sospendere o prorogare solo una parte di adempimenti che fanno in realtà parte di un disegno strategico complessivo non abbia alcuna reale utilità e possa anzi in realtà rivelarsi fonte di intoppi. Proprio per questi motivi credo che non si debba dar peso a provvedimenti dilatori, ma semmai accelerare sulla strada della creazione di sistemi di gestione documentale davvero funzionali e in realtà modellati sul DPCM del 13 novembre 2014, anche perché quando arriveranno le nuove regole tecniche certamente non potranno divergere in maniera significativa dal testo vigente. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E riprendiamo qui da studio, sono le 8 e un minuto proprio in questo istante e la pillola adesso di Pasquale Mautone, docente presso l'Università Federico II di Napoli, giuslavorista che ci ha accompagnato anche quest'estate con i suoi approfondimenti in tema di diritto del lavoro e con il quale continueremo ad avere una collaborazione settimanale. Quindi Andrea, possiamo mandare questa pillola in tema di controllo a distanza sul lavoratore. Benvenuti ai nostri amici giuristi e non in questa prima puntata delle nostre pillole, come diciamo, senza controindicazioni, affrontiamo il discorso del correttivo al Job Act per quanto riguarda il controllo a distanza dei lavoratori. Sarà un discutimento settimanale in tema di diritto del lavoro processuale e sostanziale che affronteremo in questo nostro percorso. Quindi velocemente passando quindi proprio al controllo a distanza, dice che nello schema di decreto correttivo al Job Act all'esame delle commissioni Senato e Camera sono state modificate le norme sui poteri di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. L'atto del governo era il numero 311 del 2016, ha modificato quindi le norme sul controllo e in particolare andando ad incidere sull'articolo 4 della legge 300 del 70, cioè lo statuto dei lavoratori. L'intervento correttivo si muove proprio sull'onda del criterio della delega e tenendo conto sia delle esigenze produttive ed organizzative dell'impresa e ovviamente da bilanciare con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Lo schema del decreto correttivo interviene sui profili del contenzioso amministrativo rispetto ai provvedimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per sancire che l'autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o in alternativa per le imprese con unità produttive collocate in più ambiti territoriali dalla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono da considerarsi provvedimenti definitivi, tali pertanto da non essere suscettibili di ricorso gerarchico amministrativo. Tuttavia, in sede ministeriale si è ritenuto di sostenere che il provvedimento adottato dalla DTL seguita ad essere ricorribile mediante ricorso gerarchico alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro a norma dell'articolo 1 del DPR del 1971 numero 1199, che in quanto norma di carattere generale consente di ricorrere contro il provvedimento amministrativo di autorizzazione o di diniego dell'ufficio territoriale, dovendosi considerare lo stesso atto non definitivo. Quindi nell'attuale quadro regolatorio si ritiene possibile proporre il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, sia per motivi di legittimità che di merito. Tale possibilità invece viene radicalmente escluso dall'intervento correttivo numero 311 del 2016 testé indicato. Quali sono i presupposti? Velocemente, che consentono quindi al datore di lavoro, previo accordo collettivo aziendale con RSA o RSU, l'utilizzo di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, e pertanto parliamo di esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Anche nel nuovo quadro normativo, ove manchi l'accordo con le organizzazioni sindacali, l'installazione degli strumenti può essere autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. E diciamo da ultimo che per quanto riguarda il regime sanzionatorio, vi è una tutela con sanzione penale contro il divieto di operare controllo a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non accordate in sede sindacale o non autorizzate preventivamente. E la violazione si struttura come ipotesi di reato che come pena ha il range da 154 euro a 1549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, salvo che, che il fatto non costituisca reato più grave. È quanto, diciamo, sotto dal delicato profilo. Un caro saluto a tutti, buon lavoro. Uslow Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. E allora continuiamo la nostra trasmissione. Il più bel successo in cucina è riuscire a riempire lo stomaco con l'immaginazione. E come non mai la collega Lorenza Villa, ormai ospite sempre fissa delle nostre trasmissioni con le sue ricette e col suo sito Facebook, Kitchen Wine Kitchen, è il solito mio inglese. Perdonami se rido, ma sei un mito, Angelo. Ma fai bene, ma ormai è diventato. Però le sue ricette serviranno anche per aiutare le zone colpite dal terremoto, come abbiamo già sentito nella prima intervista, con ricette proprio tipiche del posto. Ma ne ascolterete di più da lei, vero Andrea? Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Abbiamo ormai ripreso il lavoro a ritmi convulsi e questo mi ha dato l'idea per questa prima pillola del mercoledì, ci saranno poi altri appuntamenti, cioè una ricetta veloce, un piatto unico, sicuramente molto sfizioso, i ditali allo zafferano con salsiccia di Norcia. La particolarità di questo piatto, che si fa in una trentina di minuti, è che la pasta viene cucinata come un risotto, quindi non nel modo tradizionale. E poi l'utilizzo della salsiccia di Norcia è assolutamente voluto come segno di solidarietà per queste terre che hanno subito il terremoto,
e le eccellenze enogastronomiche di Norcia e di Amatrice saranno anche oggetto del menù del weekend, di cui parleremo venerdì prossimo con Andrea Portecorvo su YouSlow Web Radio. I testi di tutte le ricette di questa e poi quelle del menù saranno poi pubblicati sia su YouSlow Web Radio e anche sulla pagina Facebook Wine and Kitchen a cura della nostra redazione. Poi, sempre su Wine and Kitchen, tutta la settimana ci saranno delle iniziative a favore di Norcia e di Amatrice, con tante curiosità, ricette aggiuntive, indicazioni utili e soprattutto fatte con tutto il cuore per gli abitanti di queste due splendide città. Per il momento non mi rimane quindi che augurarvi un buon proseguo di settimana, buon lavoro e buon appetito. Un ciao a tutti! YouSlow Web Radio. E abbiamo ascoltato Lorenza Maria Villa del Foro di Bologna con le sue indicazioni, un piccolo omaggio ai territori martoriati dal terremoto. Vi ricordo anche la sua pagina Facebook Wine and Kitchen e vi ricordo anche che il venerdì Lorenza ci illustrerà una sua piccola ricetta per il fine settimana, sempre con quel piccolo omaggio di cui parlavo prima. Voglio ricordarvi in chiusura di puntata che proprio oggi si terrà a Roma, presso la sede amministrativa del CNF, un importante appuntamento, la riunione dell'Agora. Come ricorderete, abbiamo riportato del nostro tentativo di richiedere l'autorizzazione a presenziare e quindi a divulgare ai nostri ascoltatori l'esito di questa riunione anche in diretta. Per il momento non ci è possibile, abbiamo altresì ricordato comunque quello che è accaduto fin qui con la bella intervista, la bella testimonianza di Vinicio Nardo nei giorni scorsi mandata dalla nostra radio. Non mancheremo comunque di informarvi appena avremo notizie tali da poter essere diffuse. Grazie ancora da Pino Gallo, da Lecce, tutto, buona giornata. Eh sì Pino, anch'io saluto tutti quanti da Vicenza, saluto a te Andrea, saluto Pino e una buona giornata a tutti. Grazie, grazie infinite Angelo, grazie infinite Pino della vostra sapiente conduzione da remoto, che è tutt'altro che semplice. E noi torneremo quindi domani mattina alle 7:15, sempre con Sveglia di Avvocatura, tante notizie, tanta attualità live, mentre già questo pomeriggio alle 14:30 ci sarà la nuova puntata di Lex Talk Show con Alessandro Palumbo e ne sentiremo anche lì delle belle in ordine alla tecnologia applicata alla nostra professione. Ebbene, fino allora, anche da Andrea Pontecorvo, care colleghe, cari colleghi, un'ottima giornata. Telefonate in diretta. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.